Le problematiche a livello del ginocchio possono essere di diverso genere e avere tantissime cause. Tra le cause principali che possono scatenare questo tipo di problemi abbiamo sicuramente la rigidità a livello della caviglia e la conseguente poca flessibilità a livello dei muscoli posteriori della coscia. Oggi vedremo insieme tre importanti esercizi che possono permetterci di avere buoni risultati sin da subito. Il primo esercizio è un esercizio che si occupa di andare a migliorare la mobilità a livello della nostra caviglia. Il secondo esercizio è un esercizio specifico di stretching per i muscoli posteriori della coscia. Il terzo e ultimo esercizio è un esercizio di mobilità a livello del nostro ginocchio. Se noi avessimo per esempio fastidio al nostro ginocchio sinistro, andremo ad eseguire il primo esercizio, quello specifico per la mobilità di caviglia, lavorando sulla gamba sinistra. Quindi, in questo caso, andremo ad eseguire una incompleta estensione del ginocchio, quindi lasciandolo un pochino piegato, e poi andremo a fare delle circonduzioni della caviglia in senso antiorario e poi in senso orario. Andremo a fare un totale di 10 circonduzioni in un senso e 10 nell'altro senso. Faremo un totale di 3 serie, inserendo tra una serie e l'altra una breve pausa di circa 15-20 secondi. Il secondo esercizio, invece, quello specifico per l'elasticità dei muscoli posteriori della coscia, viene eseguito sempre restando seduti, ma andando a collocarci sul bordo della sedia. Da questa posizione andiamo ad estendere completamente la nostra gamba e poi andiamo a fare una flessione del busto in avanti. Una volta fatta la flessione del busto in avanti, con la nostra mano andiamo a prendere un punto d'appoggio che può essere localizzato sulla caviglia, sul ginocchio per chi non è tanto mobile, oppure sul piede per chi è già abbastanza mobile. La posizione di stretching va mantenuta per 1 minuto. Faremo un totale di 3 serie anche qui, inserendo sempre la nostra breve pausa di circa 15-20 secondi tra una serie e l'altra. Il terzo e ultimo esercizio è quello specifico per la mobilità del nostro ginocchio. Quindi anche qui lavoreremo sulla gamba sinistra, andando a fare delle controllate e lente flesso-estensioni del ginocchio, senza andare ad estenderlo completamente, ma lasciandolo sempre un pochino piegato. Si scende lentamente, senza far appoggiare il piede a terra, e poi si risale di nuovo lentamente. Andremo a fare nello specifico 3 serie da 15 ripetizioni ciascuna, inserendo sempre la nostra breve pausa di circa 15-20 secondi tra una serie e l'altra. Questo è solo l'inizio per poter ricominciare a ridare mobilità alla tua caviglia, al tuo ginocchio e ridare elasticità ai tuoi muscoli della parte posteriore della coscia, iniziando così il tuo percorso di salute per il tuo ginocchio. Continua a seguire il mio canale di YouTube per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video.